Contact, film del 1997 diretto da Robert Zemeckis. Zemeckis, con un'idea veramente straordinaria, realizza questo Contact, che appunto è tratto dal romanzo di Carl Sagan. Aveva realizzato questo romanzo appunto quasi per, diciamo, ricordare, per citare il grandissimo film di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Di film dove si tratta di questo genere, cioè degli alieni, dell'incontro ravvicinato del terzo tipo, ne abbiamo visti a bizzeffe. Il film è un vero capolavoro, è un vero caposaldo di Robert Zemeckis, un po' minore rispetto ai suoi canoni originali. Penso mi basta ricordare L'inseguimento della pietra verde, oppure appunto, come già citati, Ritorno al futuro. Zemeckis che fa con questa regia molto semplice, con queste inquadrature molto patinate, sì, molto patinate, perché appunto la fotografia qui è molto vivida, molto accesa, e allo stesso tempo c'è questa patina davanti, come se qualcuno avesse alitato sull'obiettivo dalla macchina da presa, appunto per farci quasi come se noi spettatori stavamo lì quasi per piangere, perché ci sono dei momenti veramente toccanti in questo Contact. Ebbene sì, allora il cast devo dire che è abbastanza ricco di personalità importanti, come per esempio, come ho già detto, Jodie Foster, Matthew McConaughey, che lo rivedremo in questi ultimi tempi in Interstellar, che ricopre appunto il ruolo principale, David Morse, che interpreta il padre di Jodie Foster, che appunto si dimostra di essere molto bravo, anche se fa questa piccola parte, cioè non è che compaia per tutti i film, però diciamo fa una parte abbastanza importante, perché appunto è il fulcro di Jodie Foster. Poi ci sono altri attori, per esempio, come William Fichtner, Tom Skerritt, che interpreta questo tipo ricco, avaro quasi, che vuole tentare di superare a tutti i costi Jodie Foster, è una specie di suo competitore alla fine. Poi troviamo John Hurt, che appunto Tom Skerritt e John Hurt l'abbiamo visti in Alien di Ridley Scott. Non si sa se è una cosa voluta, che abbiano voluto prendere due attori d'Alien in un film dove si parla di alieni, non si sa esattamente, comunque. Poi troveremo anche James Woods, che fa questa specie di procuratore, non si capisce bene, comunque. Continuando nel parlare della regia, dicevo, c'è questa regia molto molto ricercata, con queste inquadrature diagonali di ripresa veramente fantastiche, con inquadrature ricercate e questa fotografia, come ho già detto, molto patinata, alla J.J. Abrams quasi, se vogliamo. J.J. Abrams è un grande amante di questi controluce e patinature, infatti diciamo, ci sono parecchi suoi film che sono patinati. Basta vedere Super 8, che quello è un esempio di patinatura mescolato a controluce, come anche Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. La sceneggiatura stavolta si dimostra essere abbastanza interessante, perché appunto non è il classico film di fantascienza come Incontri ravvicinati del terzo tipo, che ti fa capire fin da subito con che cosa hai a che fare. Perché appunto anche Spielberg con, per esempio, anche con E.T. non è che ci fa capire immediatamente di che cosa stiamo parlando, però vabbè, questa è purtroppo la ventesimo anniversario, quindi praticamente dentro qui si capisce immediatamente di che cosa si andrà a parlare. Comunque dicevo, non è che Zemeckis come Spielberg non fanno vedere immediatamente con che cosa abbiamo a che fare, però diciamo che più in là, più diciamo col passare del film, riusciamo a capire esattamente dove vogliono andare a parare, di che cosa vogliono parlare esattamente. L'argomento, il tema degli alieni, del contatto con gli alieni, è un tema che a me, io mi sono veramente affascinato nel vedere, per esempio, in Incontri ravvicinati del terzo tipo, come il già citato E.T. Però, ecco, io sono veramente ossessionato da Incontri ravvicinati del terzo tipo, o film che trattano di questi argomenti, perché veramente hanno questa, sono molto molto interessanti, cioè hanno non so un che di particolare. Quindi per esempio, come in Godine vicinato di terzo tipo, questo Contact ha questo, diciamo, come dire, ha qualcosa che lo differenzia. In effetti non è un remake, cioè non è neanche uno spin-off, non è neanche un reboot, non è niente, è una cosa veramente, diciamo, proprio distaccata, che si ispira magari un po' a Incontri ravvicinati del terzo tipo, ma si vede un po' che si riprende un po' da Incontri ravvicinati del terzo tipo. Infatti c'è John Hurt che interpreta questo tizio, che anche lui è amante degli alieni, anzi è uno studioso, e praticamente ricorda un po' questo François Truffaut, quasi François Truffaut che sta in Incontri ravvicinati del terzo tipo. E niente, allora si procede con questo montaggio molto serrato quasi, che diciamo più che altro non, ecco, come dire,
il montaggio di questo film è abbastanza particolare, perché appunto ci sono delle dei piani sequenza lunghissimi. Mi sa il primo piano sequenza, ma diciamo ce ne sono abbastanza i piani sequenza dove diciamo no, la camera segue la protagonista, ed è veramente fantastica, sono veramente fantastici questi piani sequenza. Il montaggio è quasi impercettibile, perché appunto ecco ci travolge, ci veramente coinvolge talmente tanto da non accorgerci dei tagli, ma appunto dei dialoghi che sono veramente brillanti, devo dire la verità. Sì, molto brillanti. Conditi da effetti speciali dell'industria Light and Magic, se non sbaglio, abbastanza ben realizzati, perché appunto non sapendo Zemeckis come realizzare lo spazio oppure una dimensione parallela, praticamente è successo che ha trovato questo colpo di genio, dove appunto la protagonista, quando, spoiler, quando va nel finale a, diciamo, fa questo contatto con gli alieni, vede suo padre, come, cioè vede praticamente un alieno sotto forma di suo padre. Siccome lei è molto affezionata al padre, che gli è morto in tenera età, praticamente lei vede questo alieno sotto forma di suo padre in uno sfondo, lei è vestita da, diciamo, da astronauta tipo, in questo sfondo hawaiano che lei disegnava da bambina. Si vede che è proprio quasi come se fosse onirico quella parte lì, quella parte dove lei incontra il padre, che poi alla fine è l'alieno, è una parte molto onirica, quasi come se lei fosse stesse sognando e fosse in stato di sonno quasi. Sì, è veramente azzeccato quell'ultima parte, che veramente ho adorato la follia, cioè è quasi commovente questo film. Dura tanto, ma la durata è quasi impercettibile, perché appunto il film ti vola, perché ti coinvolge, ti prende proprio. Io sono rimasto incollato alla sedia per tutto il film, cioè non mi sono annoiato per niente, non ha buchi, non ha nulla. Tutto accompagnato dalle musiche strabilianti di Alan Silvestri, che appunto diciamo ha accompagnato parecchi film di Robert Zemeckis, appunto come la saga di Ritorno al Futuro. È un film che mi ha veramente sorpreso, che non mi aspettavo e che mi ha coinvolto dall'inizio alla fine, che mescola appunto drammatico, avventura, quasi sul sentimentale, anche perché appunto la protagonista si innamorerà di Matthew McConaughey e appunto diciamo ci sarà un bel risvolto, ma diciamo non quelle relazioni amorose che durano tanto e che vanno a eccedere in questi sbaciucchiamenti, queste cose qui stupide. Ma una classica relazione che appunto addirittura tanto da amarla Matthew McConaughey che non gli fa passare un esame per andare a Jodie Foster nello spazio, infatti andrà Tom Skerritt. Comunque non vi dico nient'altro, perché appunto non vi vorrei spoilerare Contact, perché appunto se non l'avete visto, ecco, vi consiglio di guardarlo assolutamente, perché è un film che merita. E veramente ragazzi, io sono rimasto veramente esterrefatto nel vedere questo Contact, che mi aspettavo diversamente, credevo fosse uno di quei classici film alla Incontri ravvicinati del terzo tipo che rompevano un po' le scatole, perché dicevano ah l'alieno. Ah, questo finale veramente inaspettato, che non vi aspetterete mai, che vi faranno ricredere su tutto. Infatti Zemeckis con questo film voleva anche mandare una critica contro sia con le persone credenti sia con le persone discredenti in Dio, perché appunto si vede tipo Matthew McConaughey, che appunto è un prete che poi diciamo ha deciso di non fare più. Comunque si vede che c'è scontro tra religione e scienza, perché appunto lei, Jodie Foster, crede in Dio, però allo stesso tempo non ci crede più perché appunto ha perso il padre, però poi c'è sempre lei che sta dalla parte della scienza e Matthew McConaughey che dalla parte religiosa. Okay, il film è piaciuto tantissimo, io vi consiglio assolutamente di vederlo. Il voto finale è un bel 8,5-9, perché ragazzi mi ha stupito. Io pensavo che fosse uno di quei film stupidi, inutili, da 7,5, da 6.